ha lasciati Vincenzo Agostino, un po' il papà di tutti noi di Libera, una figura sempre presente fisicamente e non solo in tutte le attività di Libera della Sicilia e non solo. Ma Vincenzo era presente in tutti i momenti educativi più importanti per noi. In particolar modo Vincenzo è stato molto vicino a noi durante tutte le attività fatte con i ragazzi dei progetti Amuni, cioè i ragazzi detenuti, i ragazzi usciti dal carcere, i ragazzi delle periferie di Palermo, quei ragazzi che erano affascinati dall'idea anche di essere vicini a soggetti legati alle mafie. Vincenzo è uno di quelli che ha fatto dal proprio dolore della morte, dell'uccisione del proprio figlio poliziotto e della moglie e del figlio, una battaglia per la verità e per la giustizia per sé e per tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie. L'80% degli omicidi di mafia non ha completa giustizia. E Vincenzo, col suo simbolico non aver voluto più tagliare i capelli e la barba e aver detto taglierò barba e capelli quando finalmente piena luce e piena giustizia verrà fatta, ecco un po' è diventato un'icona, un po' un simbolo di questa resistenza. E fa male pensare che Vincenzo se n'è andato senza assaporare il piacere della verità e della giustizia. Sappiamo che rimane con noi, ci lascia un testimone e quindi la sua lotta continuerà attraverso ognuno di noi, perché la verità prima o poi spunti e perché la giustizia sia una cosa vera e non una utopia.